Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha preso parte alla presentazione della BIC, la squadra regina di basket in carrozzina, che milita nel campionato di Serie A e che sabato alle ore 16 inaugurerà la nuova stagione sfidando i campioni d'Italia di Cantù. Alla conferenza stampa di presentazione, organizzata nella sala Trisolini della città metropolitana, oltre all'inquilino di Palazzo Alvaro, erano presenti il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella, l'assessora del comune di Reggio Calabria Giugi Palmenta, il consigliere comunale di Palazzo San Giorgio Filippo Burrone, il presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola, Amelia Cugliandro, delegata regionale FIPIC, Antonio Cugliandro, coach della Reggio BIC e gli atleti che formano il roster della compagine Amaranto. Si è appena conclusa la presentazione della nostra squadra, dei nostri ragazzi basket in carrozzina. Domani esordio contro i campioni d'Italia di Cantù, quindi l'appuntamento domani alle ore 16 per sostenere i nostri ragazzi che è all'esordio appunto della prima partita di campionato. È stato un bel momento di confronto con tutta la squadra, con la società, con lo sponsor, la farmacia Pellicanò. È mancata la nostra presidente, a cui rivolgiamo ovviamente un nostro caloroso e affettuoso abbraccio. Un momento, come dicevo, molto importante, che ha visto ancora una volta le istituzioni accompagnare questa importante realtà regina, che è l'unica nel sud Italia che milita nel massimo campionato di Serie A. Quello che ci siamo detti ovviamente non è soltanto un buon proposito per il futuro, ma le istituzioni in maniera concreta, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, proveranno a stare accanto nel migliore dei modi a questa società, ma soprattutto proveremo a dare una speranza a tutti quei ragazzini e a quelle ragazzine che hanno questa forte disabilità e che si vogliono avvicinare a questo sport molto ma molto bello. Inizia il campionato della BIC, ormai una società storica per quanto riguarda il basket in carrozzina. Da parte dell'amministrazione della città metropolitana c'è il massimo impegno per un sostegno per l'attività sportiva che in questo anno dovranno svolgere. Sarà un campionato secondo me importante, anche come immagine per la città, un sostegno a questa squadra, a questa società che ormai da tanto tempo milita in Serie A.